per farvi finalmente i preferiti di settembre. Voi direte: Martina, è da gennaio che ogni mese ti lamenti della fine di un mese, perché proprio a settembre che inizia la scuola sei felice? Sono felice perché dovete sapere che da ottobre a dicembre inizia il mio periodo preferito dell'anno, ovvero il periodo in cui iniziano le serie TV, fa freddo ma non troppo, cioè è il periodo del tè, è il periodo dei plaid, delle coperte, quindi io non potrei essere più felice, ma soprattutto il periodo delle candele, perché io accendo le candele e qui c'è una puzza di cannella che non potete immaginare, e io adoro questo periodo, è il mio periodo preferito dell'anno, è il periodo in cui sono più felice e piena di buoni propositi, piena di pensieri positivi, quindi è un bel periodo per me, quindi non vedevo l'ora che finisse settembre e iniziasse appunto da ottobre il mio periodo preferito. Come al solito io sono qui per raccontarvi in categorie il mio mese di settembre e iniziamo come al solito subito dai libri. Il libro del mese è Al buio di Peter James. Questo libro me l'ha consigliato mia mamma, che l'ha letto prima di me, e ha detto proprio: questo, Martina, è il libro fatto apposta per te, per cui potete immaginare che l'ho divorato in tipo 3 giorni e mi è piaciuto veramente parecchio. Lo stile di scrittura di Peter James mi ha conquistata, era il primo libro che leggevo di quest'autore e sicuramente ne leggerò altri in seguito perché mi ha fatto veramente una buona impressione. Ha un modo di coinvolgerti eccezionale, veramente pazzesco, mi è piaciuto parecchio. Anche se devo dirvi subito che dal finale mi aspettavo molto di più e l'ho trovato abbastanza deludente, però nel complesso il romanzo mi è piaciuto molto e addirittura da farlo diventare appunto il preferito del mese è abbastanza appunto da consigliarvelo. Il genere di questo libro è parecchio difficile da inquadrare, nel senso che è un libro giallo barra thriller e ha come elemento fondamentale l'ansia. È un libro veramente che chi è già ansioso proprio arriverà a livelli d'ansia sconosciuti. E cosa parla questo libro? Il protagonista di questo libro è Michael Harrison, ma è il tipico leader che ogni gruppo di amici ha, ovvero quel ragazzo figo ma non troppo, intelligente, sportivo, a cui tutto va bene, una persona che comanda sugli altri senza realmente comandare, quindi nessuno lo odia perché tutti un po' sono intimoriti da lui, un po' lo ammirano, un po' lo invidiano, insomma quel tipo di persona. Michael ha una caratteristica che lo rende davvero unico, ovvero una passione smisurata per gli scherzi. È un tipo pazzo per gli scherzi, li farebbe a qualsiasi ora del giorno, a qualsiasi ora della notte. Infatti proprio l'argomento principale di questo libro è uno scherzo, anzi una serie di scherzi che lui ha fatto ai suoi amici e che in una botta sola gli si ritorcono contro in un modo veramente incredibile. Deve sapere che Michael ha realizzato degli scherzi veramente cattivissimi, spietatissimi a ogni addio al celibato dei suoi migliori amici. Il libro inizia nel momento esatto in cui inizia il suo addio al celibato, quindi è lui il protagonista di questo scherzo. Ovviamente lui non sa di essere la vittima dello scherzo, ma i suoi amici si vogliono veramente vendicare, perché dovete sapere che uno a uno addirittura una volta l'ha fatto ubriacare totalmente, l'ha messo su un treno, se ne sono andati tutti gli altri amici e l'hanno lasciato da solo mentre il treno andava in una destinazione al poveretto sconosciuta. Quindi immaginate che stile di scherzi organizza questo cristiano, cioè io l'avrei ammazzato, strozzato così. Poi chiaramente tutti questi amici decidono di vendicarsi in una botta sola, e quale migliore occasione se non quella appunto del suo addio al celibato? Lo scherzo organizzato è veramente terribile, anche peggiore di quelli che Michael ha realizzato per i suoi amici, ovvero l'idea è quella di metterlo per una decina di minuti in una bara da morto, sottoterra, per fargli prendere insomma un po' di paura e poi tirarlo fuori e scherzarci sopra. Tuttavia le cose non vanno come previsto, perché dovete sapere che poco dopo averlo messo appunto in questa bara chiusa con le viti, quindi non è che è possibile alzare il coperchio, e avergli lasciato un giornale porno e una bottiglia di whisky e averlo interrato sottoterra, questi amici partono in macchina completamente ubriachi per andare a raggiungere l'ultimo ritardatario a causa del lavoro del gruppo di amici, e mentre stanno sulla strada per raggiungere questo tizio hanno un incidente e muoiono tutti quanti. E voi direte: Martina, ma ci hai svelato tutto il libro? No, tranquilli, questo è quanto accade nelle prime 6-7 pagine, per cui assolutamente nulla della storia che andrete a leggere. Quindi immaginatevi quale può essere l'argomento, ovvero l'ansia di questa persona che si trova sottoterra. Immaginatevi, a me viene veramente l'angoscia al pensiero di ritrovarmi sveglio in una bara chiusa, cioè con 20 centimetri di aria a disposizione. No, non ci posso nemmeno pensare, io penso sclererei, avrei un infarto nei primi 3 secondi. La storia ruota intorno a come Michael riuscirà a uscire da lì e come faranno a trovarlo l'ultimo amico rimasto vivo, ovvero quello che non si era presentato all'appuntamento, e la sua quasi sposa Ashley. James è così in gamba nel descrivere alcune situazioni e nel dare certi dettagli che in alcuni punti del libro avrete quasi la sensazione che vi manchi l'aria e vi immedesimerete totalmente in
Michael, un po' odiandolo, un po' essendo dalla sua parte. È un libro che vi consiglio perché è davvero originale, mi è piaciuto tanto. L'idea degli scherzi poi io la adoro perché io odio chi scherza così pesantemente, per cui mi è piaciuto ti fare un po' per il protagonista e a volte dargli contro. Spero che vi piaccia. Cosmetico del mese. Come sapete, in questa sezione io non inserisco soltanto prodotti make-up, ma anche prodotti beauty, perché ne consumo tantissimi. E questo mese è appunto dei prodotti beauty, quindi creme e impicci vari da farvi vedere che mi sono piaciuti tantissimo. Questi prodotti mi sono stati inviati dalla Crème Simon, che è una marca francese molto molto conosciuta. Pensate, è stata la prima marca di skincare in Francia, è dal 1860 che esiste. E i prodotti che mi hanno inviato mi sono piaciuti tanto, tutti tranne uno. Ora vi faccio vedere. Allora, il primo prodotto, proprio il preferito in assoluto di questo mese, è questa crema qui, che vi ho già fatto vedere in quanto mi ci sono trovata da Dio. È una crema idratante per il viso, pre-trucco, quindi che io utilizzo prima di mettere il fondotinta. Ha la protezione UV, che sapete è importantissima per il viso, sia in inverno che in estate, perché comunque anche quando non fa così caldo, i raggi del sole comunque vi colpiscono, è sempre bene avere sotto il fondotinta una protezione di qualsiasi tipo. Il secondo prodotto è questo scrub. Io utilizzo tantissimo gli scrub, e questo qui è uno dei più delicati che io abbia utilizzato, in quanto non mi ha fatto per niente far diventare rossa la pelle, che è un'eccezione, credetemi. Questo mi è piaciuto parecchio, è molto delicato, ha un profumo buonissimo, ma tutti questi prodotti in generale ce l'hanno, e serve a levare la pelle morta dal viso, che detta così è veramente brutta, ma è una cosa che fa benissimo. Io lo utilizzo una volta struccata per andare a rimuovere gli eccessi di trucco e appunto quei pezzetti di pelle che magari rimangono in alcune zone del viso. Mi è piaciuto molto ed è molto molto utile. Questo prodotto di cui vi parlo è un prodotto che serve a fissare il make-up o a darvi un po' di freschezza se siete truccate. Questo qui, ed è appunto un fissante per il make-up. Di questa tipologia so che è molto, che piace molto ed è molto famoso quello della Urban Decay, ma io non l'ho mai provato. Questo qui mi è piaciuto parecchio, io generalmente mi trucco e se devo uscire, quindi fa caldo fuori, si suda eccetera, me ne spruzzo un pochino in modo tale da andarmi a rinfrescare, nonostante magari io abbia fatto una maschera così decerone, e anche per andare a fissare meglio il make-up. Funziona, ve lo assicuro, sono ormai 3 settimane che lo provo e mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzati tantissimo, se non tutti i giorni quasi, e ve li consiglio moltissimo, per cui vi lascio il link della Crème Simon qui sotto nell'info box. Passiamo al film. Il film del mese è un film di cui non avevo mai sentito parlare prima del momento in cui l'ho visto. Dovete sapere che io generalmente quando guardo un film devo almeno sapere chi sono i due attori principali, chi è il regista, di quando è il film, di che cosa tratta, altrimenti non sto tranquilla. Per questo film invece non mi sono data troppa pena, perché era un pomeriggio in cui non sapevo che fare, ero con mia mamma e abbiamo detto ma sì, guardiamoci questa cosa. Non eravamo né troppo convinti, né nessuna delle due, se vederlo o meno, per cui abbiamo acceso la televisione e l'abbiamo visto. In realtà il film mi ha colpito tantissimo ed è rimasto nei miei pensieri per tanti giorni, anche a volte ripensandoci la notte, mi ha colpito in una maniera incredibile. La trama è veramente originale e la fine vi lascerà a bocca aperta. Io sono rimasta mi è caduta la mascella quando ho visto la fine, mi è piaciuto tantissimo. Il film racconta di un villaggio del XIX secolo situato in Pennsylvania, in una grande vallata circondata da un bosco enorme. Gli abitanti di questo piccolo villaggio vivono nella più totale serenità e tranquillità della vita proprio, in quanto non conoscono il valore del denaro, il denaro stesso, non hanno forme di baratto, vivono di pastorizia e di agricoltura e ognuno fa qualcosa per aiutare la comunità, quindi non vivono in una società come la nostra, consumistica, capitalistica. Loro vivono in generale per la comunità, per il bene comune, che è una cosa bellissima, mi ha fatto, non lo so, venire un po' di nostalgia per i tempi passati, anche se io non ho mai vissuto in quelle epoche, chiaramente. Il villaggio sarà composto al massimo da 50-60 persone, poi ci sono circa una decina di anziani, che sono le 10 persone appunto più grandi di età del villaggio e che sono i capostipiti delle varie famiglie. Però di questo villaggio regna la paura per ciò che c'è fuori, nel senso che loro vivono e fanno tutto quello che c'è da fare per vivere un'esistenza serena e tranquilla all'interno di questo spiazzo della vallata circondata dal bosco, in quanto gli anziani hanno detto e hanno sempre insegnato nelle scuole che dentro questo bosco ci sono delle creature oscene, bruttissime, chiamate le creature innominabili, con cui gli anziani hanno fatto da un patto tantissimo tempo prima, per cui le creature innominabili non entravano nel villaggio e non facevano una strada se gli umani non fossero entrati all'interno di questo bosco, per cui un patto che regna da molti anni e che nessuno fino adesso ha osato infrangere. Tra l'altro queste persone cercano in ogni modo di nascondere il colore rosso, per cui c'è una scena in cui nasce un fiore rosso e loro lo devono coprire, in quanto il rosso è considerato il colore del male da cui sono attirate queste bestie. La storia inizia nel momento in cui Lucius, che è uno dei protagonisti del film, un ragazzo molto dolce e molto riservato di questa comunità,
che per il bene comune vorrebbe andare nella città più vicina a prendere delle medicine per poter curare le persone, perché chiaramente vivendo in un paesino molto molto piccolo e producendo tutto da loro, chiaramente non sanno produrre le medicine essendo un villaggio e non una città. Per cui alcune volte, chiaramente, quando un bambino si ammalava, perché il film inizia con un bambino che viene a mancare, chiaramente quando un bambino si ammalava, essendo un piccolo villaggio, moriva non avendo le medicine. Per cui questo Lucius decide, appunto, si offre come volontario per attraversare il bosco, quindi assolutamente sprezzante del pericolo, perché considerate in questo bosco queste creature sono una paura, una minaccia reale per loro, per andare a prendere le medicine nella città più vicina. Lucius durante il film si avrà una tenera, diciamo, amicizia con Heidi, che è l'altra protagonista femminile, che è Rhys Dallas Howard, che per chi non la conoscesse è la ragazza che ha interpretato Victoria negli ultimi due capitoli della saga di Twilight. Sono una fan as fuck di Twilight, lo dovreste sapere. Heidi è cieca, ma è un personaggio veramente veramente particolare, forse uno dei più particolari che abbia visto, nel senso che è una ragazza molto molto coraggiosa, che nonostante il suo handicap, quindi il fatto che appunto non veda, è molto più avanti e molto più vedente, diciamo, scusate questo gioco di parole, di molte altre persone, in quanto lei, delle persone a cui tiene, delle persone che ritiene speciali, vede un certo colore, insomma, nel buio, ed è una cosa molto molto interessante a parer mio. Questo personaggio importante è Noah. Noah è un ragazzo con dei seri problemi mentali, che però è comunque considerato molto dolce e ben voluto da tutti, e Noah un giorno si scopre che entra ripetutamente nella foresta, nel bosco, come fosse niente, per andare a prendere delle bacche rosse, proprio perché avendo appunto dei problemi non si rendeva minimamente conto del fatto che nel bosco ci fosse un reale pericolo, andava e veniva così. E da questo momento in poi, a causa del fatto che Noah ha infranto appunto il patto di non entrare nel bosco, le creature innominabili iniziano a entrare in questo villaggio e a seminare il panico. Da qui in poi, per una cosa sciocca che non vi dico, inizieranno una serie di eventi a catena che porteranno a una rivelazione incredibile per questo villaggio, e la vita di alcuni dei protagonisti non sarà mai più la stessa. Non voglio svelarvi altro, spero di avervi raccontato a grandi linee e abbiate capito di che cosa parlo, solo che è veramente difficile da descrivere perché è molto complicata da spiegare. In realtà la trama si sviluppa più che altro nella parte finale. Inizialmente noi vediamo semplicemente come procede la vita di questa cittadina. Io spero che vi piaccia. Inizialmente potrebbe sembrare noioso, ma credetemi, non lo è, e vale la pena guardarlo semplicemente per la parte finale, che è un bijou. La canzone del mese, questo mese, è in francese. Penso che sia la prima volta da quando faccio i preferiti che vi metto una canzone in francese, ma questa qui mi ha colpito tantissimo. Generalmente a me le canzoni francesi non fanno impazzire, perché io quando non riesco a cantare mi innervosisco, però questa qui non mi interessa di saper cantare, mi è entrata così tanto nel cervello che non potevo non menzionarvela. La canzone è di Bouchra, che sicuramente conoscerete, è quella ragazza bellissima che penso faccia la modella, non lo so, su Facebook, e la conoscerete penso tutti, perché nell'immaginario comune c'è sicuramente. In estate ha creato il suo canale Vevo e questa canzone è il suo primo inedito e mi piace tantissimo, si chiama Blanc Noir ed è fantastica. Io capisco bene quello che dice perché ho studiato francese anni fa, però non la so cantare perché non riesco a spiccicare bene le parole, però il significato è anche molto semplice ed è molto molto orecchiabile. Non è un capolavoro, ma vi assicuro che una volta ascoltata due volte, vi basta ascoltarla due volte e poi non ve ne liberate più. Fa così. Bellissima, il video è graziosissimo. Siccome questa canzone non è molto famosa, cioè perlomeno non il mondo non lo è, ed è uscita da poco e lei è una cantante emergente, vi lascio il link del video qui sotto perché ci tengo veramente, penso che sia una ragazza molto talentuosa e quindi non mi costa niente supportarla e lo faccio proprio con tanta felicità. Il cibo del mese è una cosa che, se lo dico al mio ragazzo, mi spacca la testa in due, perché dovete sapere che il cibo di questo mese preferito è la pizza alla carbonara. So che qualcuno di voi che abita in campagna probabilmente è
svenuto e la madre gli sta facendo una vela di qualcosa per farlo rinsalire, però purtroppo a me la pizza non piace. So che c'è stato qualcun altro che è risvenuto da questa mia affermazione, però è la verità, a me la pizza, ragazzi, non mi fa impazzire, non mi dice niente, per cui l'unico modo in cui io riesco a mangiarle, a goderne davvero, è se la mangio con ingredienti che mi piacciono. Per cui, per dirvi, la mia pizza preferita in generale è la pizza al pesto, quindi capirete che essendo romana e amando la carbonara, per me la pizza alla carbonara è tipo il top del top che posso mangiare, quindi sì, pizza alla carbonara. La youtuber del mese è Roxaurus, spero di averlo detto bene, ed è una youtuber straniera, non so bene di preciso dov'è, ma ha dei capelli fantastici e questo vi basta per seguirla. No, a parte gli scherzi, è veramente molto carina. La seguivo già da un po', però il video che mi ha fatto capire che dovevo consigliarvela in quanto per dolcezza è l'ultimo che ha fatto, in cui, non so se avete visto che va molto di moda attualmente la challenge, quella lì che si scrivono parole di una canzone al fidanzato e il fidanzato braccio ci rimane male. Ha fatto quello scherzo al suo ragazzo e mi sono sembrati così ciccinini che ve la volevo consigliare. È molto dolce e fa un sacco di video su hacks, ovvero su i trucchetti di vita, di make up eccetera, e quindi ve la consiglio, vi lascio il suo canale qui sotto. Serie TV del mese, se mi seguite su Snapchat, tra parentesi vi lascio i miei link qui sotto, saprete sicuramente qual è, perché ho postato 3 miliardi e 500 mila foto, perché mi ha fatto veramente impazzire. La serie in questione è Stranger Things e è una serie di Netflix che io però ho trovato in streaming un po' ovunque in realtà, perché è diventata molto famosa quest'estate. La serie è in perfetto stile anni 80 e se non fosse che è di Netflix, per cui è una cosa recente, io vi assicuro che per non sapere né leggere né scrivere vi direi che è una serie degli anni 80, perché è in perfetto stile anni 80, non è che si sfascia o è ambientata, è proprio fatta come fosse fatta negli anni 80 e per me questa cosa è eccezionale, cioè una cura per i dettagli incredibile. Se voi magari avete visto, comunque siete fanatici di film anni 80, sicuramente capirete quello di cui sto parlando. A me è molto difficile da spiegare in quanto ho paura di farvi spoiler e questa è una stagione talmente breve, in quanto le puntate sono solo 8, che se ho paura che se vado troppo avanti nel raccontarvi vi faccio un macello, per cui vi do le nozioni base per sapere di che cosa tratta. Allora, è una serie fantascientifica, per cui è una serie verosimile, però con un'ambientazione e degli elementi fantastici. È un po' thriller e anche un po' horror, anche se tranquilli la potete vedere tutti, nel senso che è ancora meno spaventosa di American Horror Story, che per me perlomeno non è per niente spaventosa, per cui penso sia veramente alla portata di tutti. La potete anche vedere di notte, al buio, eccetera, non è impossibile che vi spaventiate, ecco. La serie TV racconta le varie vicissitudini che avvengono in una piccola cittadina americana chiamata Hawkins, a partire dal momento in cui succedono due fatti inquietanti e parecchio strani. Questa piccola cittadina, che praticamente non vede un fatto strano da 15-18, ovvero un bambino, uno di 4 migliori amici, chiamato Will, sparisce, e una bambina parecchio strana chiamata 11, e già il nome vi dovrebbe far capire che è parecchio strana, viene ritrovata. Quindi due fatti che inizialmente sembrano per nulla collegati si riscoprono essere veramente molto collegati tra loro in un modo inquietantissimo. La domanda intorno a cui ruota fondamentalmente questa serie è: dove è finito Will? Come è fatto a finire dove è finito? Soprattutto, che il governo cerca di insabbiare la sua scomparsa? Si cela dietro un grande edificio al di là del quale sembra facciano esperimenti? E questa ragazzina 11 da dove è scappata? Da dove viene fuori? Perché è così strana? E vi piace più o meno il mio genere, la adorerete alla follia. La foto Instagram del mese ve la metterò da qualche parte nello schermo ed è la foto che mi ha scattato mia mamma il giorno del mio compleanno, con uno striscione con scritto buon compleanno dietro. Era un momento fantastico, ero felice, stavo per andare a mangiare al Burger King, quindi ero triplamente felice. In quel momento stavo mangiando una torta al cocco, che è la mia preferita, per cui ero molto molto felice, e c'era il mio ragazzo, era un bel momento. Avevo appena scartato i regali, me felice, quindi era un bel momento, ero felice, mi avete riempita di like, quante volte ho detto felice, boh. Vi ringrazio al più profondo del cuore per tutti gli auguri per questo mese di settembre, e quindi quella è la mia foto del mese. L'accessorio del mese è questo qui, ovvero questo bellissimissimo portafoglio. L'ho comprato da Subdued a fine agosto e però chiaramente l'ho sfruttato durante tutto il mese di settembre. È particolarissimo, io non so se si nota dalla telecamera, ma ha un effetto olografico, per cui a seconda di cangiante, per cui a seconda di come si orienta alla luce, fa un effetto arcobaleno veramente fighissimo. È molto carino, è un po' scomodo, devo essere onesta, perché comunque ha soltanto una zip qui per tutte le carte e i soldi cartacei, e poi ha questa qui per le monetine.
Quindi è un pochino scomodo, però è talmente bello che chi se ne frega. Giunti alla sezione del trucco, in realtà in questo mese non ho un trucco ben definito da dire il trucco del mese, in quanto avendo la possibilità di truccarmi in maniera diversa ogni giorno, l'ho fatto, per cui in realtà ho avuto ogni giorno un trucco diverso. L'unica cosa che forse ha caratterizzato il mese di settembre in ambito makeup è il fatto che ho utilizzato pochissimo l'eyeliner, perché non ne avevo voglia, e ho fatto trucchi molto soft, anche se parecchio scuri. Come vedete, quello di oggi non è l'eyeliner, però comunque è abbastanza evidente. Ho avuto le labbra sempre nude durante tutta la durata del mese. Siamo giunti all'evento del mese. L'evento del mese questo mese è l'aver comprato questa bellissima fotocamera, telecamera con cui sto registrando in questo momento. È veramente un bijou, io la amo, in questo momento la sto carezzando, anche se è una cosa molto inquietante. Io la adoro, ve lo giuro, mi piace tantissimo, non mi sono per niente pentita, e il fatto di averla presa con i miei soldi è un valore aggiunto chiaramente a questo oggetto a cui voglio già bene. Mi piace tantissimo averla scelta bianca, perché è un colore meraviglioso ed è diverso dal solito nero che invece si vede solito nelle fotocamere, e mi piace tantissimo. E tra l'altro è piaciuta moltissimo anche a voi, che mi avete detto tantissimo che vi è piaciuta, che insomma siete entusiasti di questo tipo di qualità diversa, per cui non posso che essere ancora più felice. Il video finisce qui, mi raccomando non dimenticatevi di consigliarmi libri, film e serie TV, soprattutto, che sono le mie tre categorie preferite di questo mese. Ditemi quali sono i vostri preferiti, ditemi anche se c'è qualcosa che non vi è piaciuto. Consigliatemi, mi raccomando, sempre e soprattutto libri e film, che io sono sempre alla ricerca di libri da leggere, ma soprattutto di film da vedere. Ditemi quali sono stati i vostri preferiti del mese, se ci sono stati dei flop. Ditemi se il libro, il film e la serie TV di cui vi ho parlato li conoscevate, se li avete già visti, se vi ho invogliato a vederli e se li vedrete. E se li vedrete, scrivetemi qui sotto, dopo averli visti, se vi sono piaciuti, se vi aspettavate meglio, peggio. Insomma, fatemi sapere e discutiamone qui sotto nei commenti come al solito. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se è così, thumbs up. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm